Ibiza dal 23 agosto. Ho portato il mio gruppo da tutto quanto, i 15 giocatori che ho come l'anno scorso a Beata Giuliana. Ho voluto ricreare il gruppo qua a Samarate, la società è creduta in me. Io sapevo dal 23 agosto, ero consapevole che con la forza del nostro gruppo, perché io lavoro solo sul gruppo e sulla forza di questo gruppo qua. Un'andata fantastica, con tutte vittorie, una sconfitta, dovuto a un calo dovuto comunque agli infortuni, dovuto a un calo dovuto anche a qualcuno che lavorava, qualche espulsione, poi siamo ripresi alla grande, sono rientrati tutti gli infortuni, ma il gruppo proprio che è unito, lavorava martedì, giovedì costantemente, e io gli stavo addosso, forse un po' troppa pressione mi messa questi ragazzi qua, però sapevo che potevano arrivare fino in fondo e poi come oggi fanno una partita rifiuta sul 4-0 nel primo tempo, per festeggiare per questi ragazzi qua lo meritano fino all'inizio della Essendo ripartiti da zero, abbiamo fatto un campionato veramente strepitoso. Un grande girone di andata, l'inizio del ritorno un po' così così, tra infortuni, squalifiche, però ci siamo ripresi alla grande. Ma tutto sommato, direi tutta la società è contenta perché anche i nostri giovani, 2009, sono arrivati secondi, i 2010 si sono comportati benissimo. Abbiamo fatto col comune, asili, anche i pulcini, i primi calci. Quindi anche il settore Bellissimo. giovanile in crescita Sicuramente, sicuramente. Siamo molto e soddisfatti. adesso come vede la squadra in seconda categoria, nel E senso. adesso bisogna vedere perché si riparte da zero praticamente, vediamo, con i nuovi innesti, compagnia bella, vedremo. Futuro ci penserà su di esso. Sono molto contento, grazie per i miei compagni e proprio siamo veramente contenti di aver vinto questo campionato. Siamo partiti con le idee ben chiare, sin dall'inizio, abbiamo avuto una flessione a metà girone di andata dovuto a parecchi infortuni Fortuni, sì. importanti, tra l'altro i lunghi, però non ci siamo mai scomposti, ci siamo trovati più volte nello spogliatoio in settimana, ne abbiamo parlato e piano piano ne siamo venuti fuori, però gli obiettivi erano quelli di vincere il campionato, quindi obiettivo raggiunto, siamo ripartiti da zero perché siamo ripartiti quest'anno dopo la vecchia fusione che abbiamo fatto che non è andata a buon fine. Quindi io ringrazio veramente tutti questi ragazzi perché mi hanno dovuto sopportare e chi mi conosce sa che sono una persona che esigo serietà, professionismo anche se siamo in terza categoria e loro hanno ricepito molto bene questa cosa. Soprattutto nei momenti più difficili siamo stati molto vicini alla squadra come società e loro l'hanno proprio assorbita bene. E nei momenti difficili sono venuti fuori anche quei ragazzi che sembra che erano le cosiddette seconde linee, ma si sono trovati a portare avanti questa società, questa squadra, questo gruppo nel migliore dei modi. Quindi io davvero faccio i complimenti a questi ragazzi, a un mister che comunque sicuramente gli avrò tirato le orecchie più di una volta, ma nel senso buono. E siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Era l'obiettivo essenziale, ora è seconda categoria, ora festeggiamenti e poi Esatto. penseremo anche seriamente alla partita che avremo lo 5 spareggio con maggio la terza categoria del dell'altro girone giro. A, 5 maggio, perché comunque ci teniamo.